Benvenuti in un nuovo video, sono troppo contenta perché finalmente dopo una settimana ritorno a registrare. Avete visto una settimana? Sì, avete visto la mia assenza la settimana scorsa, ma sono stata veramente male, male, male con l'influenza. Sono stata veramente 4-5 giorni a letto perché stavo proprio male, raffreddore, la testa che mi scoppiava, la voce, mal di gola. Sono stata veramente male, ma mi sono ripresa infatti. Mi sono un po' accavallata con i vari video, però che dobbiamo fare incidenti di percorso, meno male che sono questi e non altri. Ci sono sempre, quindi non fa niente. Voglio iniziare quindi col botto, con gli spadellini di Giovanni Rana. Avete visto che è un video in cui mangerò per 24 ore solo prodotti Giovanni Rana. Vi ho già fatto questa tipologia, vi lascio tutti i video giù nell'info box, anche il video Giro d'Italia con i vari assaggi, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Ho parlato già tanto, ma mi mancava. Allora, per colazione, per questo motivo ho fatto colazione leggermente più tardi rispetto al solito, perché ho tante cose, però sappiamo che mangiare sempre lo stesso alimento dopo un po' può scocciare, quindi. Comunque, spadellini con pomodoro e mozzarella, come sono belli? Li ho cotti in padella con un filo d'olio, si sono tutti belli dorati e adoro, vi faccio vedere l'interno. Io ho provato anche già nello scorso video, uno dei primi video, ho provato anche prosciutto cotto e mozzarella, mamma mia, adoro. Veramente morbidissimi. Wow, che buoni. Penso nel pomodoro. Proprio buoni. Sono comodi pure se avete un aperitivo a casa, fate aperitivo a casa con le amiche. Per me è un'ottima cosa, sono molto sfiziosi. Che poi sono croccanti fuori e morbidi dentro, veramente buoni. Colazioni alternative. La colazione andate c'era direttamente con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, ovviamente con la prima portata, questa non è tutta la porzione. La lasagne fresche, funghi e prosciutto. All'interno ci sono i funghi champignon, no? E io, oltre comunque al prosciutto cotto e champignon, c'è anche la ricotta. Infatti c'è scritto ricotta al 25%. Andiamo a fare il taglio e ovviamente andiamo con l'assaggio. Avete visto come si presenta? L'odore è molto buono. Assaggiamo. Forse non avrei. La ricotta non si sente molto. Sapete che io non sono un amante, della ricotta, non mi fa impazzire. Forse non ve l'ho mai detto, lo sapete. Comunque a me la ricotta non mi piace. Però devo dire che non si sente molto, e forse molto, forse io l'avrei preferita più con un fior di latte oppure proprio con la besciamella direttamente, però non è male. La ricotta non si sente tanto, molto leggera, buona. È scritto 20 minuti nel forno tradizionale, solo che 20 minuti comunque non era cotta ancora, quindi l'ho fatta stare all'incirca sui 30-35 minuti. Buona. I funghi anche si sentono. Quello che non sento molto è il prosciutto cotto, si sente proprio lieve. Però secondo me oltre alla ricotta c'è anche qualcosa tipo, non dico mozzarella, però che vedete fila, quindi c'è sicuramente qualche altra cosa all'interno. Aspettate che vado a leggere bene gli ingredienti perché mi sono soffermata sul ripieno. Formaggio, mozzarella, sì. Anche la sfoglia è molto buona. Se non mi sbaglio, sul sito ho visto anche solo proprio la sfoglia proprio per fare la lasagna. Non voglio dire una stupidaggine, però se non l'ho vista sul sito l'ho vista in qualche supermercato. Non è la prima volta che provo la lasagna di Giovanni Rana perché c'è uscita anche nella cold box. Zucchine e besciamella, non ricordo.
Io vado a preparare la seconda portata e noi ci vediamo sicuramente verso le 2. Eccoci qua con la seconda portata, sfogliavelo ripieni di salmone. Ovviamente faccio il taglio. Ovviamente io li ho cotti, ovviamente cottura semplice, però ho aggiunto un po' di panna da cucina, che si deve salmone. C'è un profumo assurdo. Wow, sono buoni, ti può piacere. Veramente buoni. Comunque sono molto buoni, sono molto farciti. Il salmone si sente molto, però secondo me è quello affumicato, però è molto buono. Ultimo, ovviamente super promossi, e noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda, che secondo me sarà molto molto buona e non vedo l'ora, quindi a tra poco. Eccoci qua con la merenda. Ho fatto gli spadellini, spinaci e mozzarella. Giusto, aspettate, lo vado un attimo a ricontrollare. Vi ho fatto tutta la panoramica, avete visto? Spadellini, spinaci e mozzarella, per farvi vedere anche quanti ne escono all'interno di una confezione. E andiamo col taglio. Tu li hai assaggiati già come sono? Non ci fate caso ai miei capelli, ma sono ingestibili, passo la piastra e più peggiorano. Buoni, però adesso li ho provati tutti e tre. Ho provato quelli prosciutto e mozzarella, ho provato pomodoro e mozzarella, quelli di stamattina e questi. La mia classifica è pomodoro e mozzarella, prosciutto e mozzarella e questi qua di spinaci. Allora, primo passo pomodoro. Molto buoni. Gli spadellini sono la vita mia. Però si sente meno la patata. No, quello all'interno. Gli spinaci sentono tantissimo. Tipo ad esempio quelli là, prosciutto e mozzarella là, si sentono tantissimo le Tipo quelli di stamattina, il pomodoro. Proprio la mozzarella però vedi non si sente. Okay, merenda andata, super super gradita. Oggi brodo, domani brodo. Rustici di vitello con brodo vegetale. Oddio, sono buonissimi! Wow! Ma non avevo dubbi. Rustici di vitello approvati. Cosa? Però ti faccio fare sempre le pasti gourmet. Variegati. Che dire, questa cena è stata super 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 approvata, però sono sincera, non vedo l'ora che sia domani per concludere, perché comunque mangiare sempre lo stesso alimento per un giorno, ragazzi, non è semplice, non sfido nessuno. Allora ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo pasto di questa challenge. Comunque, approve. Poco direte, e giù.
Ma che combinato? Vi faccio vedere il motivo. Ma non prendetela sul personale e tutto. Comunque, gnocchi alla romana. Avete visto, era tipo, sembrava tipo un galbanino. Infatti, quando l'ho tagliato, era molto simile proprio, ovviamente, visivamente. Erano molto morbidi. C'erano tanti modi, però è comunque mattina. Quindi, sinceramente, non mi andava di mettere già a sporcare la cucina. Però, visto che comunque è avanzato tutto ancora, volevo impanarli nell'uovo. Questa è la misura, questo qua chiaro che avete visto, secondo me è la dimensione giusta. Dove vi dico come le ho fatte, le stavo pure bruciando, ma dettagli. Fare questa dimensione e impanarli quindi nel tuorlo con il pan grattato e poi metterci centrale, farli cuocere un attimo, poi dopo unirli e metterci un po' di sottiletta, prosciutto, secondo me vengono alla fine del mondo. Io l'ho cotto con il burro in padella, scusate, io l'ho cotto con il burro nel forno all'incirca quasi 25 minuti. Comunque, voglio assaggiare prima questo chiaro e poi nell'altra gamba adesso ci ho messo un po' di Nutella, però gli altri li ho fatti troppo sottili, sono stati un po' troppo e si stavano quasi bruciando. Li ho cotti con il burro, perché ho detto l'olio no, perché se ci voglio mettere la Nutella poi... All'interno c'è la semola. No, ma roba che buoni, infatti si sente. Wow, buonissimi questi impanati, sono la fine del mondo. Proviamo le chips. Wow, raga, una goduria. Sono buonissimi, sia con la Nutella ma anche senza. No, questi raga, se li trovate al supermercato, prendeteli, a parte che subito fate, prendeteli perché questi secondo me impanati sono veramente la fine del mondo. Anche semplice era molto buono, perché poi si sente la semola. Sono buoni sia salati secondo me che anche dolci. Dolci li ho provati e sono veramente buoni, non essere meno abbrustoliti, però erano molto buoni. Quindi nulla, io spero che questa challenge vi sia piaciuta, io corro subito a editarla e noi ci vediamo alle 14.